Salve amici samovariani, come state? Ci ritroviamo ancora qui e questa volta con Marta di Roma, che ben conoscete, ormai ne abbiamo viste tante, ci ha portato in giro per Roma, ci ha fatto vedere da Ponte Sant'Angelo, siamo andati poi alla Suburra, abbiamo visto abbiamo visto gli acquedotti, abbiamo visto tante cose di Roma, però ovviamente c'è un posto che dobbiamo ancora vedere, dobbiamo scoprire, e Marta nella sua grande professionalità ci farà scoprire, è quella dell'Appia Antica, quella strada che comunque ha avuto tanta storia e è stata calpestata da piedi illustri e da tutti quei romani e non solo. Però io, ecco, non mi dilungo tanto, faccio entrare subito Marta in modo tale che poi, oltre a salutarla, gli diamo il benvenuto e iniziamo la nostra escursione. Ciao Marta, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Come stai? Bene, bene, molto bene. Sono sulla mia adorata Appia Antica, quindi sono davvero felice. Perfetto. Il tempo com'è lì? È un po' nuvoloso oggi, un po' lugubre, però va bene, dai. Bene, bene, bene. Oggi parliamo dell'Appia Antica. Sì, adesso io sono proprio su una delle prime miglia dell'Appia Antica, vi volevo far vedere qualche monumento prima di calpestare proprio i basoli veri e propri. Mi trovo qua davanti al mausoleo di Cecilia Metella. Accidenti, Cecilia Metella, il mausoleo è veramente quel che è rimasto, doveva essere veramente una gran bella opera. Allora, aspetta che rigiro un attimo la telecamera, così sì, Possiamo vederci meglio. Perché qua, anche qui, bisogna partire da un discorso leggermente diverso. Eccoci qua, tutta la visione della telecamera, e quindi partiamo con questo racconto. Questa in verità è una piccola... Orecchie. Scusami? Siamo tutti orecchie. Ah, ok, perfetto. Questa è una piccola chiesa, in verità, che è dedicata a San Nicola di Bari, che era, non è uno dei monumenti maggiori dell'Appia Antica, però serviva per fornire un luogo di culto a coloro che lavoravano all'interno di questo castrum. Quindi questo, stiamo parlando di un'età completamente diversa, perché stiamo parlando di un'età medievale. Perché qua nel Medioevo c'era una specie di casello autostradale, perché qui l'Appia ha tantissime fasi diverse e in questo particolare periodo medievale funzionava come strada per pellegrini, ma anche ovviamente merci e via discorrendo. Comunque la famiglia Caetani si prese i diritti di questa zona si chiama Capo di Bove, siamo leggermente rialzati rispetto alla campagna circostante, perché è la fine di una colata lapica questa, quindi vedete come scende più giù di qua, e qui Roma in quella direzione lì, quindi chi usciva da Roma e si dirigeva verso fuori doveva comunque pagare il pedaggio, quindi si entrava, questa cinta muraria qua racchiudeva tutta questa zona, se si voleva entrare bisognava pagare e poi dopodiché... Ah, quindi il casello era vero in sostanza? Sì, proprio un vero casello, sì. Infatti spesso ci chiediamo, ma da dove venivano tutti questi soldi di queste famiglie nobili, venivano anche da queste funzioni qui. Quindi se ricordo bene l'acquedotto noi non l'abbiamo inventato, perché li hanno inventati i romani, il casello già esisteva, voglio dire, ci stai spegnendo delle... Non abbiamo inventato niente, internet, abbiamo inventato la cellina e basta, ecco. Però il castrum in verità non nasce da solo, perché venne costruito accanto a quest'altro edificio che è il mausoleo di Cecilia Metella, che stavo inquadrando prima, che è una tomba però di epoca romana, primo secolo. E Cecilia Metella non si sa esattamente chi fosse questa donna, ma si pensa che faceva parte della famiglia dei Crassi,
quindi incredibilmente potenti e soprattutto molto molto benestanti. E qui abbiamo un esempio abbastanza tipico, diciamo, di monumenti funerari, specialmente del primo secolo, una tipologia che rispecchia molto molto quelle etrusche, quindi ne abbiamo parlato un po' quando siamo stati a Castel Sant'Angelo, il fatto che questo tipo di monumento è stato copiato un po' dagli etruschi che scavavano da sopra, dal piano di calpestio in giù, mentre invece i romani edificavano dalla terra verso l'alto e creavano questi monumenti circolari come questo, con dedicazioni tutto attorno. Qua non so se si vede bene come lo sto inquadrando adesso, però ci sono delle bucranie che erano delle dedicazioni permanenti, sono dei teschi di bufali con dei fiori ed era un modo per sacrificare in eterno. È una decorazione che si trova anche all'interno di ville, musei rinascimentali, del barocco, una cosa che viene ripresa, però tutto ciò lo troviamo sull'Appia antica, perché questi basoli che vediamo qua, questi San Pietrini, non sono quelli originali, questa è la ripavimentazione più recente, però questo è il tracciato comunque dell'Appia, quello vero, quello dell'Appia antica. Quindi di là ci sarebbe Roma, da qua si comincia a riuscire, quindi comincio a spostarmi verso dove troviamo la pavimentazione, quella romana, e nel mentre vi racconto un attimo che cos'è l'Appia. Quindi l'Appia come strada non è la prima strada di Roma, perché prima c'erano sentieri, strade battute in terra comunque, però l'Appia diventa una delle prime costruite ad hoc, e come sempre, siccome stiamo parlando del IV secolo avanti Cristo, viene costruita per ragioni militari. Quindi ancora non stiamo parlando di ragioni economiche, e era la presa del sud, diciamo, dei popoli sanniti. E il problema era che c'erano due strade già che esistevano, una che passava per la montagna, che però era troppo pericolosa, e una che passava per il mare, che però era troppo lunga. Ecco qua, intanto vi faccio vedere via Appia Antica, perché ovviamente che però non è quella moderna dove troviamo il traffico. Quindi, in modo da poter raggiungere più facilmente questi territori a sud di Roma, uno dei consoli, che in questo caso si chiama proprio Appio Claudio, decise di stanziare i fondi per costruire questa strada. E una delle caratteristiche era che doveva attraversare questa immensa landa desolata, piena di pantani e via discorrendo, e doveva cercare di essere il più dritto possibile, che era una delle cose che ovviamente era difficile, perché passando attraverso colline, boschi, valli, fiumi. Però una delle cose che a me fa sempre sorridere è il fatto che i romani non si fermavano davanti a una montagna. Dicevano: ok, c'è una montagna, non c'è problema, si taglia la montagna, non si cambia la strada. C'è proprio l'arroganza, non tanto l'arroganza, ma la sicurezza di poter cambiare. La convinzione, la determinazione. La convinzione e la determinazione di poter cambiare la natura e l'ambiente circostante per i propri bisogni, insomma. Ed è una cosa che forse neanche adesso facciamo più. Quindi il primo momento, diciamo, dell'Appia antica è per raggiungere la zona di Capua, immediatamente a nord di Napoli. Poi successivamente l'Appia venne estesa verso Brindisi, quindi verso il sud, perché doveva essere una linea di collegamento verso la Grecia, verso l'est. E poi fu durante questo periodo qua che venne usata anche per ragioni commerciali. Stiamo parlando di una lunghezza di 525 chilometri. Il rettilineo più lungo sono 42 chilometri ed è perfettamente in asse ancora oggi. Sì, sì, sì. E questi sono i basoli, dimmi. Ecco, sui basoli dell'Appia antica, e stavo facendo una riflessione, ma tutte ste pietre,
quelle che sì. hanno usato poi anche per gli acquedotti che abbiamo visto in un altro video. c'era un gatto. Sì, te lo vedevo. Allora, c'è un... una delle ragioni per cui i romani erano così... erano dei grandi edificatori è perché la maggior parte di questi materiali ce li avevano sotto casa. Quindi ti ricordi il tufo che abbiamo visto agli acquedotti e alla Suburra nel muro di contenimento? Sì. Quello è tutto tufo che viene dall'interno o dalle periferie immediatamente prossime al centro di Roma, non viene da più lontano. Quindi tutte queste costruzioni erano possibili soprattutto per il fatto che questi materiali già erano qua, perché dover spostare questi materiali da un altro punto sarebbe costato molto di più. Quindi il tufo è sostanzialmente è materiale lavico e cenere che viene compressa dopo miliardi e miliardi di anni, si comprime e diventa un materiale molto adatto per creare costruzioni tipo le mura o come gli acquedotti. I basoli dell'Appia, che sono questi qua, è un altro tipo di pietra lavica, perché comunque qui a Roma siamo completamente circondati da vulcani, e però è particolarmente resistente, perché come si vede questi basoli non sono del IV secolo a.C., sono del 91 dopo Cristo, però comunque si mantengono particolarmente bene, come puoi vedere. Sono ancora più o meno messi a posto, sono ancora, non sono consumati, insomma. E quindi si può dire che i romani comunque erano molto molto ecco, c'è anche un canto. E sono stati molto fortunati, perché dietro casa avevano comunque questa quantità di materiale che era perfetto per quello che dovevano fare. Durano più queste pietre che molte strade di Roma, voglio dire. Sì, sì, esattamente, era un altro parallelo che volevo fare, perché ovviamente adesso se guardiamo le condizioni di certe strade di Roma ci mettiamo le mani nei capelli, mentre invece già nell'epoca romana riuscivano a costruire cose che duravano 2000 anni. Il principio della strada, quindi già dalla parola capiamo un attimo, strada viene da stratum, nel senso che questo è la superficie di una struttura che avrebbe avuto almeno 6-7 strati, quindi basoli era la parte finale, mentre invece sotto avremmo avuto altri strati, che sia sabbia, che sia pietriscio, comunque si scavava una specie di trincea prima, ambedue i lati, e si lastricava con dei pezzi di riuso, per poi creare la profondità necessaria per creare una strada che si sarebbe comunque mantenuta nel tempo, che non avrebbe ceduto, che non avrebbe avuto problemi di acqua, perché le strade romane si costruivano sempre a schiena d'asino, nel senso che nel centro c'era una parte rialzata, poi ambedue i lati c'erano una sorta di marciapiede, se vogliamo, che comunque permetteva il deflusso dell'acqua, perché sennò poi si sarebbe allagato, poi col freddo, col caldo, eccetera, eccetera, eccetera. Gli stessi problemi che affrontiamo oggi. E le strade... Però con una soluzione diversa, loro avevano individuato anche la soluzione. Ci pensi però questa cosa di usare i basoli, perché poi questi non sono tagliati, cioè sono tagliati fino a un certo punto, li tagliavano fino a che potevano, ma poi dovevano cercare di incastrarli il meglio possibile. Quindi era anche una situazione che se tu dovevi scambiare una pietra per un'altra, potevi farlo senza sollevare completamente il manto stradale, che certo. È molto intelligente, si può fare dei piccoli rattoppi qua e dove è necessario. Ti dicevo, le strade, quando parliamo di costruzioni, ne stavamo parlando anche quando eravamo agli acquedotti, le strade erano in parte costruite dagli schiavi, però anche dall'esercito. Quindi di solito durante i mesi invernali, quando non c'erano campagne militari in atto, i militari venivano usati per rammendare o per costruire le strade. Quindi diciamo che era un lavoro che ovviamente molto molto duro, molto molto
pesante, che però veniva comunque svolto da parte dell'apparato governativo, diciamo. Ti volevo far vedere anche questa particolarità qua, la vedi questa, sì, questa incisione, diciamo, qui? Sì, sembra quasi tagliata, in realtà è un unico blocco. Sì, allora, è un sembra che questi, i carri che venivano, che percorrevano l'Appia, la percorrevano sempre negli stessi punti, è questa l'ipotesi storica, ah, perché vedi che anche qui ce n'è un altro. Ci sembra una linea, sì. Sembrano quasi le, una, un, per le, i treni, no? Le ferrovie. Sì, sì, sì. E sembra che questi... sì, sì, sembra quasi un binario, però sembra strano pensare che dei carri in legno abbiano avuto tale effetto su una strada così, così dura, così ben costruita. Quindi un'altra ipotesi che è stata avanzata recentemente è stato che questi sono binari che si sono creati più recentemente, nel senso che quando ci fu la rinascita di Roma, durante quando diciamo le famiglie nobili cardinalizie si sono spostate verso Roma, hanno cominciato ad acquisire proprietà qua nella campagna, trovarono tutto e di più, nel senso che trovarono le ville romane, qui dietro c'è il circolo di Massenzio, ci sono tutti i monumenti funerari, perché poi a ambedue i lati dell'Appia adesso ci sono, cioè campagna, ci sono ville private, però nell'antichità avremmo trovato solo ed esclusivamente monumenti funerari, quindi lapidi con marmi policromi, mausolei come quello di Cecilia Metella, e piano piano tutto questo materiale venne spostato verso Roma. E quindi questo peso così enorme su dei carri probabilmente fatti con delle ruote in ferro avrebbero potuto avere questo effetto. Però è un po' una cosa... No, però troviamo anche a Pompei questo, quindi un po' rimane comunque un'incognita, diciamo. È molto interessante leggere, per esempio ai Vaticani c'è proprio la Galleria delle Lapidi. È molto interessante leggere le iscrizioni che troviamo sui monumenti dei defunti, perché ci dicono un sacco di come ci parlano molto... sì, perché poi alla fine magari testimonianze diverse non ne troviamo, perché a meno che non è stato inciso sulla pietra è difficile che sia sopravvissuto fino al giorno d'oggi. Però ci sono delle lapidi molto semplici, come dire, che ne so, Plautilla giace qui, che la terra le sia lieve, era una grande donna, grande madre, morta a 60 anni e basta. Se no invece ce ne sono delle altre più sentimentali. Qui giace Regillo, era un grande atleta, ha vinto un sacco di corse finché all'ultima non è morto, andava un sacco a questi bagni che trovate qua vicino, ogni volta che passate pensate a lui, perché i romani credevano che finché il tuo nome era ricordato ed era pronunciato, tu vivevi nell'aldilà. Quindi quando io mi compro la mia lapide non la voglio dietro, la voglio proprio davanti, anche se è molto molto piccola. Sarebbe costato di più avere una lapide in prima fila che avere un mausoleo in terza o seconda fila, per esempio. Quindi tu, facciamo un esempio da straniero, saresti venuto verso Roma, ti saresti incamminato sulla via Appia, avresti preso, che ne so, facciamo finta che tu venivi dalla Grecia, ti saresti imbarcato, saresti arrivato a Brindisi, avresti percorso tutta l'Appia e avresti trovato delle stazioni di servizio, quindi avresti trovato i posti dove poter cambiare i cavalli, dove poter mandare un messaggio, case di piacere, posti dove poter riposare, dove poter comprare cose e via via. Man mano che arrivavi verso Roma, non solo prima incontravi la campagna con tutte le ville, qui ancora abbiamo Villa dei Quintili per esempio, ma avresti cominciato a vedere tutti questi monumenti dei defunti. Quindi già prima di arrivare a Roma avresti avuto una sottospecie di idea di come i romani trattavano i loro morti. Quindi immagina, se trattano così i morti, immaginiamoci i vivi. Ed era un modo, era anche un messaggio politico, diciamo. Certo. Poi dall'altra parte
leggevano le prime lapidi e quindi facevano vivere nell'aldilà le persone in prima fila, in sostanza. Sì, 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 assolutamente. E poi tra l'altro perché questa cosa di seppellire all'esterno della città successivamente diventò una specie di, non superstizione, però quasi, però all'inizio, al principio aveva una ragione molto più pratica, nel senso che se io seppellisco tutti i morti all'interno della città c'è il pericolo che mi contaminino l'acqua, le riserve di cibo, le riserve di grano, eccetera eccetera. E infatti le stesse cave che avrebbero fornito quel tufo di cui stavamo parlando prima le avremmo trovate più o meno in questa campagna qua. E dopo che queste cave non furono più utili, perché comunque si sviluppò l'uso del marmo, l'uso del mattone, non solo avremmo trovato i romani sepolti qui, che poi tra l'altro i romani venivano cremati, nel culto pagano c'era la cremazione, ma accanto a questi mausolei come Cecilia Metella avremmo trovato anche le catacombe dei cristiani, che venivano sepolti però senza la cremazione, e sottoterra nei cunicoli, nei corridoi, sotto proprio nel tufo. Ecco, ma insieme la loro... differenza tra essere cremati o essere sepolti dipendeva un po' dal ceto sociale o no, cosa? No, era esclusivamente una questione di appartenenza alla religione, anche se dopo poi vediamo comunque un cambiamento verso l'inumazione anche per i pagani. All'inizio era la cremazione che era più popolare, non popolare nel senso di prezzo, però era più praticata, diciamo. Infatti le sepolture degli antichi romani, quando non sono i sarcofagi che poi vediamo successivamente, vediamo i colombari, che sono delle stanze come delle piccole caselle della posta, con dei piccoli archetti che contenevano le urne con le ceneri dei defunti all'interno, e anche queste le troviamo lungo questa strada, e troviamo anche le catacombe ebraiche, quindi qua erano proprio tutti quelli che è, tutti qua, tutti sulle strade consolari, che poi oggi stiamo parlando dell'Appia perché è quella più lunga, quella più importante, taglia il paese a metà, ancora si può percorrere volendo. Si rispettano i limiti di velocità, vedendo la macchina a che velocità va. No, in verità questa macchina non ci dovrebbe passare qua, perché a meno che sei residente non dovresti passare sui basoli vecchi di 2000 anni, però vabbè, sorvoliamo questa cosa. Okay. Però di strade consolari ce ne sono tanti, e si chiamano consolari perché di solito venivano costruite dal console che era... che aveva il potere, che aveva la posizione di console urbano durante quegli anni lì. Però erano degli investimenti davvero enormi, perché stiamo parlando di 500 chilometri di strada, poi c'erano i CP miliari, quindi ogni miglio romano, che sono più o meno 1480 metri, ci sarebbe stata una pietra miliare, che di solito era una colonna in travertino, si trovano ancora sul Campidoglio, dove c'era scritto il numero del miglio su cui stavi camminando, quindi che ne so, quarto miglio della Appia Antica in direzione Roma, direzione che ne so, Capua, e era una specie di segnaletica, ed è probabilmente da qui che viene il detto tutte le strade portano a Roma, perché tutti questi CP miliari che poi vennero successivamente trovati avevano tutti la dicitura tot miglia per Roma, anche se stavi in Palestina. Certo, sì, perché quindi poi l'impero romano era grandissimo, quindi... Quindi è un'altra cosa, che come gli acquedotti, come l'ingegneristica romana, che, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, cioè le strade venivano esportate dove arrivavano i romani, come gli acquedotti, come la politica, come la legge. Quindi questa cosa di sviluppare le strade, stiamo parlando di 420.000 chilometri in tutta Europa, cioè in lungo e largo dell'impero romano che c'era a quell'epoca, e queste strade hanno collegato città che poi ancora adesso sono importanti, per esempio tra Londinium ed Erboracum, che è tra Londra e York, ancora l'M1 in certi punti cade ancora sulla strada romana, e collegando tutti questi punti dell'impero si creò una comunicazione molto più veloce, quindi anche la diffusione della cristianità dall'est verso ovest
venne facilitato notevolmente dall'uso di queste strade così efficienti e così moderne, diciamo. Si può dire che se non ci fossero stati i romani sarebbe stato tutta un'altra viabilità, tutto un altro tipo di trasportare l'acqua, cioè hanno fatto veramente tanto i romani nella, beh, nella sì, loro anche perché poi hanno lasciato tanto. Sì, perché poi vediamo esattamente cosa succede quando i romani non ci sono più, nel senso che gli acquedotti non vengono più usati, le strade cadono in disuso e si perde tutta quella connessione che si aveva con queste terre così lontane. Infatti il mondo di ogni individuo si rimpicciolisce notevolmente quando c'è la caduta dell'impero romano. Si può avere magari qualche frutto esotico, ma non si può viaggiare come si avrebbe fatto. Quindi è proprio una restrizione notevole. Cambia tutto, certo. Bene, Marta, volevo farti l'ultima domanda prima di salutarci. Sull'Appia, che tu sappia, quanti spazi sono ancora rivestiti con i lastroni originali? Devi ripetere un attimo la tua domanda, Maurizio, scusami, non ti ho sentito. E dicevo, mi senti? Mm-hmm. Dicevo, quanto spazio ancora e in quanti punti si possono ancora vedere i lastroni? Guarda, da qua c'è ancora almeno 10 chilometri buoni da qua, da dove sono io, che sono al secondo miglio praticamente dell'Appia qua. Ci sono altri una decina di chilometri buoni dove si può passeggiare. Infatti questa passeggiata, in verità, ci si può impiegare anche qualche ora, ci si può dedicare un bel po' più di tempo, perché poi si trovano altri monumenti funerari, altre caratteristiche, quindi ancora ci sono dei pezzi. Si può ancora percorrere interamente l'Appia antica, bisogna passare in certi punti nel garage, nelle case delle persone, in mezzo ai rovi, però si può comunque fare. Bene, bene. Perfetto, Marta, noi abbiamo regalato, ci siamo regalati, ci hai regalato, mi hai regalato a me e tutti i nostri ospiti di Samovar un altro prezioso contributo in questa tua bellissima Roma e questo pezzo di storia romana che veramente ogni volta è affascinante. Siamo come se stessimo costruendo componente, un puzzle, sì. Quindi mettiamo su ogni un piccolo tassellino per avere poi un'immagine ed una visione diversa da quella che molti di noi conoscono di Roma e di quello che praticamente è stata la storia romana. Quindi io per questo ti ringrazio ancora una volta. Grazie a voi, per a voi. Il tempo che ci stai dando. E noi poi ci organizzeremo sicuramente per un'altra iniziativa, qualche altra iniziativa sicuramente la facciamo, perché dobbiamo approfondire di più. Poi veramente sì. Ci vorranno degli anni probabilmente per vederla tutta. Beh, tra poco riapriranno anche i musei, quindi lì si apre proprio tutto un mondo. Magari, guarda, facciamo uno spoiler, io mi piacerebbe praticamente portarli ai musei vaticani, quindi magari vediamo se ci riusciamo a fare una bella iniziativa all'interno dei musei vaticani, veramente. Magari. Va bene. Marta, ti ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao a Grazie tutti. Grazie mille. Ciao a tutti.